Albania. Siamo con voi, ragazzi. Con chi? Con la marcia della liberazione, anche, per i diritti, per la democrazia, per la dignità. Io bene o male ho sempre avuto la fortuna di ammalarmi molto raramente. Ma in questo caso, se si dovesse ammalare, lei dice... Influenza come tutti, un antibiotico, un antinfiammatorio. Quindi lasciatemi in pace, dice. Un bel po' di grappa e vedrai che la mattina ti rizzi bene in piedi. C'è un decreto che dice che è obbligatorio portare la mascherina. Lei non la sta portando, non, allora, è, non ha paura della multa che va da 400 euro in su? Non ho paura della multa, non ho paura di niente perché non ma è... La paga se la multa, no? Non penso. Ah, eccola qua. La chirurgica, ma lei non la indossa? Ah, questa è chirurgica? Me lo chiama chirurgica? Dove l'ha comprata? Lo distribuiscono le farmacie. Non è né dispositivo medico né dispositivo ad uso personale. Me lo dica lei che cos'è? Per strofinare? Senta, ma lei perché non la indossa questa mascherina? Perché no, io non ne vedo il motivo. Siamo già nel 2020, ma lo sa lei che i virus nascono e mutano subito? Lei è un medico? COVID. No, non sono un medico, però l'elementare a scuola ce l'hanno insegnato. Non posso respirare l'aria pulita, considerando che vivo qua e pago pure l'aria, considerando i costi che c'ha questo paese, e devo pagare anche la multa sopra perché io respiro l'aria pulita? Se in Italia funziona così, va bene per gli italiani. In Albania come funziona, mi scusi? Abbastanza diverso. Oramai è diventato come se fosse un po' un rispetto per gli altri, ma non come obbligo, perché a me le dittature non mi sono mai garbate.